Ciao a tutti, rieccomi in un nuovo video. Oggi il tempo è un po' bruttino, però insomma spero mi possiate vedere bene, anche se comunque ho la Lightroom, altrimenti non si vede niente. Allora, di cosa vi voglio parlare oggi? Da un po' di tempo, quindi da parecchi mesi, sto testando dei nuovi prodotti per quanto riguarda l'igiene di ascelle e piedi. E quindi non posso che non parlarvi di questo brand che per me è stata ed è tuttora davvero una piacevole scoperta. Quindi innanzitutto volevo ringraziare questo brand di avermi dato la possibilità di potervi parlare di questi prodotti. Allora, il primo prodotto che sto utilizzando è questo, si chiama Deo 27, vedete? Adesso io ve lo faccio vedere. Si tratta di un siero prevenzione odore, è un siero da utilizzare, una sorta di sostituto, chiamiamolo così, del deodorante, non è un deodorante, è appunto un siero ed è davvero particolare perché a differenza, innanzitutto è un prodotto fluido, adesso ve lo faccio vedere, lo agitate prima di utilizzarlo, non ha alcun tipo di profumo. E io vi posso dire che mi sto trovando benissimo, anche perché, scusate, l'ho praticamente iniziato parecchi mesi fa, ancora ne ho, quindi per farvi capire che comunque vi dura un botto, vi dura un bel po' di mesi, vedete com'è la texture. E una volta assorbito, adesso ve lo faccio vedere, la cosa particolare è che comunque non lascia. Ci mettete un attimo a farlo assorbire. Adesso io con questa mano qua. Non lascia appiccicoso, non lascia unto. Insomma, non è proprio una cosa diversa rispetto ai deodoranti. Vedete che si è già assorbito? Poi ne basta veramente poco. Adesso io vi ho fatto vedere una quantità un po' più alta, anche se ne dovete mettere un pochino meno. Come lo andate tra l'altro ad applicare? Ovviamente ad ascelle pulite ne applicate una goccina sotto l'ascella, lo massaggiate e poi appunto si assorbe. Cosa fa? Cosa lo differenzia rispetto ai classici deodoranti? Innanzitutto il fatto che comunque è un prodotto vegan, è un prodotto completamente naturale. Adesso vi vado anche a leggere gli ingredienti. Allora, è composto dal 71% di ingredienti di origine appunto naturale, come vi dicevo, tra cui troviamo il burro di karité, l'ossido di zinco e l'argento. Mentre il restante 15% è composto da ingredienti bio, tra cui olio di cocco e olio di soia. È fantastico, a me sta piacendo veramente tanto perché Deo 27. Proprio perché in base ovviamente alla vostra sudorazione e alla vostra poi esperienza continuando ad utilizzarlo, dura, la sua efficacia dura dai 2 ai 7 giorni. A me personalmente dura tanto, difatti io lo utilizzo massimo 2 volte alla settimana, proprio massimo, alle volte una sola. Diciamo che d'inverno, dove comunque la sudorazione, perlomeno nel mio caso, è minore, mi basta una volta alla settimana. Nel caso dei periodi estivi, periodi caldi, lo utilizzo 2 volte alla settimana e quindi mi dura veramente tanto. Quindi tenete conto che il pau è di 6 mesi, se non erro. Scusate che vado a leggere. Esatto, 6 mesi dall'apertura, quindi è fantastico. Lo può usare tutta la famiglia, uomini, donne. Quindi ragazzi, se non conoscete questo prodotto, lo dovete assolutamente provare, perché a me piace tanto, veramente una svolta, assolutamente. Poi, per quanto riguarda questa azienda, sono disponibili altri 2 prodotti, però di questi non vi posso ancora raccontare la mia esperienza, perché appunto non avendo ancora terminato il Deo 27, purtroppo gli altri 2 devono aspettare un attimino, ma ci sono quasi comunque. L'azienda ha pensato anche ai più piccoli, quindi abbiamo anche questo che è il Deo 27 Tin. Vi faccio vedere.
rispetto all'altro, ovviamente è una scatolina diversa, è un pack diverso nel senso di colori, ovviamente grafica perché è scritto tin, e si presenta così invece. Questo è bianco e azzurrino. Io adesso, appena termino il 27 classico, passo a questo. Vediamo questo cosa lo differenzia rispetto al classico. Vado a leggere, scusate perché io tutte le cose non me le ricordo. Allora, andiamo un attimino. Eccolo, no, non è questo. Eccolo qua. Abbiamo una miscela di olio di cocco, olio di soia, ossido di zinco e argento. Il tubetto, come nel caso del precedente, è di 15 ml. È una cosa importante che voglio anche dirvi, il fatto che non blocca la sudorazione, perché a sudare suderete comunque, però blocca i batteri. Quindi dimenticatevi quella puzza che perlomeno a me è capitato con altri deodoranti, perlomeno quelli il roll o quelli classici stick, che dopo un tot di giorno, dopo un tot di ore, sentivo proprio puzza di sudore. In questo caso non sentite puzza perché questo prodotto blocca i batteri che poi sono la causa dei cattivi odori. Quindi poi ovviamente vi darò aggiornamenti sugli altri social anche su questo prodotto. Ultimo prodotto. Parliamo di piedi, anche questa è una cosa super super carina, super innovativa, sempre siero prevenzione odori. Vediamo un po' invece questo com'è, questo è così. Quindi come potete vedere il brand ha pensato a tutto, a scelle per noi giovani e meno giovani, teenager e piedi, piedini. Adesso vi vado a leggere anche cosa contiene questo per i piedi. Vediamo un attimino. Eccolo qua. Allora, il Deo 27 piedi è formulato con il 97,5% di ingredienti naturali. All'interno trovate l'argento e l'olio di mandorle dolci. Perfetto. In questo caso la confezione è da 50 ml. Io direi che è un brand che a mio avviso dovete scoprire. Questi prodotti poi li potete trovare in farmacia, non in tutte, non vi so dire però in quali, però credo che se vi collegate sul loro sito, che dopo vi lascio qui nella descrizione, possiate vedere quali sono i punti vendita o comunque direttamente sul loro sito, anche perché spesso ci sono delle promo. Quindi ricapitolando, abbiamo il Deo 27 classico, poi abbiamo il Deo 27 tin per i più piccini e infine abbiamo il Deo 27 per i piedi. Quindi ragazzi, se non avete mai provato un siero prevenzione odore, questo è il momento giusto per farlo perché i prodotti sono davvero efficaci e validi. Se avete dubbi o qualsiasi cosa, scrivetemi pure. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi do un bacione e